Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggi con la valigia di Pimpi. Siamo quasi agli sgoccioli della fine di questa prima serie di questa trasmissione. Infatti, questa sera è la penultima puntata e ci siamo tenuti proprio le chicche. E come sapete, mi piace parlare di viaggi e sapete che in viaggio ci si diverte, quindi parliamo di divertimento questa sera. Ma qui lo facciamo proprio alla grande e parleremo di un turismo particolare, ma nemmeno più di tanto. Un turismo che ha la sua nicchia sicuramente, ma che attira grandi e piccini allo stesso modo. Infatti parleremo del turismo dei parchi di divertimento. Un settore, il turismo chiaramente, che è stato colpito incredibilmente da questa pandemia, i parchi di divertimento anche loro a sua volta veramente tantissimo, con orari ridotti, calendari ridotti, insomma veramente un disastro. Ma piano piano siamo sulla strada giusta per ripartire, quindi perché no quest'estate non dedicare un weekend a un parco di divertimento italiano in primis e poi magari fare un salto in Europa. Non sarò da sola nel parlare di parchi di divertimento perché io, insomma, sono un'esperta, tra virgolette, ma lo facciamo proprio con un esperto ufficiale. Si chiama Roberto Canovi, è il fondatore del celebre Parks Mania Club, che attualmente non c'è più, ma è diventato direttore della rivista online parksmania.it. Quindi è proprio informatissimo e aggiornatissimo su tutto questo mondo e stasera ne sentirete veramente delle belle. Eccolo qua Roberto in collegamento con noi da Reggio Emilia. Ciao! Buonasera a tutti, buonasera Giorgia. Allora Roberto, prima di cominciare nel presentare chi sei, che cosa fa Parks Mania, da quanti anni opera, eccetera, io manderei un video che riassume secondo me un po' l'essenza di quello che fate. Eccolo qua. Questo video finisce con questa discesa meravigliosa e credo che questo video riassumi proprio a 360 gradi tutto quello che racchiude il vostro mondo. E quindi io passo la parola a te, raccontaci un po' chi sei e un po' la storia anche di questo, quello che prima era il Parks Mania Club, come si è trasformato nella rivista parksmania.it, quella che opera proprio adesso. E chi siete e cosa fate? Raccontaci un pochino. Ma guarda, come tutte le cose nascono con la passione, senza la passione poi non possono avere anche quel poco di successo che poi noi abbiamo avuto. È tutto partito da questa passione per i parchi, per questo anche backstage, non solo l'adrenalina piuttosto che, ma proprio
la visione di quello che è un mondo che non è un mondo piccolo, ma è un mondo che racchiude tantissime attività. Quindi la passione per questo mondo, per dietro le quinte, per tutto quello che significa anche da un punto di vista poi lavorativo, mi ha portato subito, ma poi con me sono partite altre due o tre persone, posso citarle tranquillamente, Massimiliano Freddi, Lucio Tamburini, che tu hai conosciuto, mio fratello Francesco, Francesco Fabris. Abbiamo fondato insieme sostanzialmente questo Parsmania, che poi è diventato anche Parsmania Club, dove abbiamo avuto in un certo momento anche 6.000 associati. Abbiamo cominciato a lavorare i parchi, ancora non c'erano i social, e quindi hanno visto in noi una sorta di appiglio, ecco, per avere poi comunque più visibilità e ingressi, ma soprattutto tanta visibilità, quindi sconti per entrare nei parchi. La cosa si è evoluta poi comunque nel tempo, con l'avvento di internet, di social. Forse non era più il caso di mantenere un club, e quindi l'abbiamo chiuso, ma questa è un'altra storia, perché poi contestualmente dal 97-98, quando siamo partiti poi con Parsmania, con il sito internet, ci siamo via via trasformati, appunto siamo diventati una testata giornalistica e abbiamo fondato una società che si chiama Amusement Project, che si occupa di consulenze nel settore proprio del mondo dei parchi, per cui abbiniamo a questo punto una dicotomia formata dalla testata giornalistica, dal canale di YouTube e da Instagram, insomma dai canali social, a questa attività che noi facciamo di consulenza, per cui abbiamo a che fare, abbiamo lavorato lavoriamo con diversi parchi. Posso fare un esempio concreto: la mappa che gli ospiti si trovano da 2 anni a questa parte quando entrano nel parco l'abbiamo realizzata noi come Amusement Project, chiaramente con i nostri grafici. I video che voi vedete di Gardaland, di Movieland, che vanno sulle televisioni, sono i nostri, nel senso che abbiamo un operatore professionista che si occupa di fare questo. Ma questo è solo un esempio, ecco. Però vorrei che rimanessimo invece sul discorso Parsmania in quanto attività giornalistica, in quanto attività di informazione e di aggregazione, perché poi non c'è più il club, però è una forma di aggregazione, secondo me, importante, perché chi cerca informazioni sui parchi, poi penso ci sono anche tanti altri siti di fan, però penso che insomma la nostra è l'unica testata giornalistica registrata ufficiale in Italia, per cui poi vengono a chiedere informazioni a noi, facciamo anche da cassa di risonanza per i parchi con le loro comunicati stampa, con tutte quelle che sono poi le novità che vengono presentate. Noi insomma facciamo in questo senso, secondo me, un ottimo servizio al mondo dei parchi. Ecco, Sì, questa è stata un po' la nostra storia. è una grande community la vostra, quindi che è nata, tra virgolette, no, per gioco, ma che poi ha subito tutta una trasformazione che vi ha portato fino ad oggi, ed effettivamente il vostro sito, la vostra rivista online è veramente sul pezzo, proprio per utilizzare questa parola, cioè chi cerca qualcosa sui parchi. Non solo italiani, ma anche sul mondo, direi, quindi non neanche solo europei, può trovare. Ma secondo te, che cosa, cioè il parco di divertimento oggi, quindi post pandemia, che cosa è cambiato e come secondo te evolverà un po' ancora, no? Sì, chiaramente è stata una cosa devastante per il mercato dei parchi. Noi chiaramente siamo in contatto con tutte le direzioni dei parchi, con i proprietari, e abbiamo purtroppo dovuto riscontrare un fermo, praticamente un fermo completo in quello che sono gli investimenti. Anzi, hanno rimesso anche tanti soldi, perché comunque un parco, anche quando è chiuso, ha un costo. Chi più chi meno, ma sono costi anche molto elevati. Le persone comuni non possono magari sapere quali sono i costi di gestione a parco chiuso, e sono veramente importanti. E purtroppo in una situazione di questo tipo non hanno avuto dei ristori, chiamiamoli così, tra virgolette, come erano stati definiti, adeguati a quelle che sono state le perdite. In più, mettiamoci tutte le persone che stagionali lavorano nei parchi di divertimento. Qui abbiamo avuto veramente un grosso disastro. Detto questo, adesso sembra, si spera, che si possa migliorare le cose. Ci sono ancora delle regole, dei contingentamenti, per cui i parchi non possono avere magari tutti gli ingressi che vorrebbero avere. D'altro canto, la gente è molto spaventata. Questo, parlando con i direttori dei vari parchi negli ultimi giorni, mi confermano tutti che sì,
Si sta partendo effettivamente con la stagione, ma si sta partendo adesso. I primi 15-20 giorni di apertura, purtroppo c'è questa paura in tante persone. Sai, il target dei parchi di divertimento è la famiglia, famiglia con la mamma, con il papà, che comunque hanno delle preoccupazioni, sono stati terrorizzati, è giusto o no, a torto o ragione, non voglio discutere su questo, però che ci sia questo, tra virgolette, terrore un po' in molte persone, nel muoversi, nello spostarsi, nel divertirsi anche sostanzialmente, è lapalissiano. Di conseguenza, io sono convinto che però nei prossime 2 o 3 settimane ci sarà veramente un boom, lo spero anche per i parchi stessi, perché poi se i parchi non hanno introiti da presenze, ovviamente poi l'anno successivo non possono fare investimenti. Qualcuno comunque ci ha provato, qualcosa già quest'anno si può vedere. Quali sono secondo te le leve che spingono le persone ad andare in un parco di divertimento, ma non tanto ad andare, che quello può essere anche banale scontato, ma proprio a farne un culto? Cioè ci sono proprio persone nerd che amano i parchi di divertimento, un po' per una serie di attrazioni che ci sono, però qual è secondo te la leva proprio antropologica, se vogliamo chiamarla così? Beh, sicuramente, adesso non entriamo in cose filosofiche, la maschera, la vertigine, tutte queste cose qui che uno si può andare a leggere su alcuni libri specifici sull'argomento di filosofi, però insomma la filosofia ha poco a che vedere con il divertimento puro che si può avere all'interno di un parco. Direi che il termine nerd, che deve essere un'accezione positiva in questo Certo. caso, si può ascrivere agli adrenalinici, io li chiamo i malati di adrenalina, quindi quelle persone che la vertigine, torniamo al discorso appunto filosofico, la voglia di sfidare se stessi, la voglia di provare l'adrenalina, la voglia di dimostrare a se stessi e magari anche agli altri di essere in grado di sopportare delle sollecitazioni e anche di vivere, di godere di queste sollecitazioni che ovviamente nella vita normale non puoi avere i 3G che puoi avere o i 4G che puoi avere su una montagna russa o roller coaster, come amo definirli più che montagne Sì, russe. esatto. Non le puoi provare in un'auto a meno che tu voglia fare un rally, però voglio dire, non tutti possono permettersi, e quindi diciamo che questo è la causa principale per proprio gli super appassionati, quindi il roller coaster. E poi invece ci sono anche, per fortuna, perché io mi ascrivo a questa seconda categoria, le persone che amano ad esempio le dark ride, amano le attrazioni diciamo così più tranquille, ma ad esempio fortemente tematizzate, quelle che sono poi quelle che mi hanno fatto innamorare di questo mondo, cioè la scenografia, gli artisti che lavorano all'interno di queste strutture per rendere sempre più magica un certo tipo di esperienza, di creare una storia. Sviluppare dei concept che possono essere fantastici o storici, che vanno a, secondo me, rendere ancora più vero, ancora più interessante questo mondo. E le persone perché vanno? Vanno perché si ritrovano, almeno dal mio punto di vista, all'interno di un mondo che è al di fuori della vita reale, per cui diventano bambini. E diventano persone che si lasciano andare sostanzialmente per quelle ore in cui sono con la famiglia o con la fidanzata, il fidanzato, con gli amici, si dimenticano effettivamente quelle che sono magari le problematiche cui siamo sottoposti tutti i giorni con la vita di oggi. E quindi è un modo per rilassarsi o anche per arrabbiarsi a volte, perché poi c'è la coda, c'è il caldo, eccetera, ci sono magari il vicino che so sulla montagna russa ti urla nell'orecchio, però insomma voglio dire, questa è la molla che spinge le persone ad andare, è il desiderio di trovare qualcosa che nella vita reale non ha. Ecco, questo è quanto, secondo me, è la Io molla principale. quando penso a come sono cambiati i parchi nella storia, no? Nel percorso storico che hanno fatto, mi viene sempre in mente la prima versione di Gardaland alla fine degli anni Ottanta, perché insomma è il primo spaccato storico che mi ricordo, di cui abbia memoria. E se penso, no? A Gardaland com'era in quel momento lì e come è arrivato adesso, c'è veramente un abisso. Come sono cambiati i parchi di divertimento nel tempo, ma anche che cosa è cambiato nella gente, che cosa cerca dal parco di divertimento, quindi è collegato, no, questo discorso. Bella domanda, domanda che richiederebbe dalle 2 alle 3 ore Lo per so. rispondere.
Cerco di sintetizzare anche se non è una delle mie doti, purtroppo. Guarda, a parte che stiamo facendo un'operazione nostalgia proprio in questi mesi sul nostro canale di YouTube, presentando interviste a chi le ha realizzate. La seconda parte, diciamo, di Gardaland è stato inaugurato nel 75, però dall'inizio, metà anni 80, c'è stato chi, artisti, parliamo dei fratelli Mazzoli, ma altri che hanno contribuito a fare crescere questa struttura, inserendo e rinnovando sostanzialmente le prime attrazioni che, a onore del vero, viste con gli occhi di oggi, risultano un attimino, Obsolete. insomma, sì, obsolete, anche ingenue, ma questo era il mondo, perché se noi andiamo a escludere la Disneyland del 1955, che anche lei in partenza non era quella che noi conosciamo oggi, insomma, era un Luna Park più tematizzato, però in realtà non era, si pagava un biglietto separato per le attrazioni. Adesso qui andiamo a rimangare una storia che chiunque può trovare poi su internet. Però, a parte, diciamo, appunto il parco Disney, da cui poi è nato tutto il resto, perché poi tutti si sono ispirati, le altre realtà italiane, ma anche europee, erano realtà piccoline. Gardaland già di per sé si dimostrava abbastanza evoluto, nei primi anni. Poi queste persone hanno contribuito con nuove attrazioni, per cui abbiamo proprio visto il passaggio dall'attrazione basica la prima grande dark ride che abbiamo visto in Italia, la Valle dei Re. Ancora oggi, purtroppo, il prossimo anno verrà sostituita da una nuova attrazione, però è ancora oggi un'icona che non verrà mai più dimenticata. No. I Corsari, che erano una sorta di Pirati dei Caraibi in versione italiana, molto bella peraltro. E questo l'hanno fatto in tutti gli altri parchi. Poi è cominciata l'era delle grandi montagne russe, dei grandi roller coaster, che non sono più solo con un looping o due, come era il primo di Gardaland, credo che sia dell'82-84, adesso non ricordo bene. Però dopo, a quello sono seguiti sempre roller coaster più alti, più lunghi, più incredibili, e ne vediamo il risultato in tutto il mondo. Ci sono cose che sono incredibili, delle altezze spaventose, che non tutti possono fare. Torniamo al discorso prima degli Sì, prima. adrenalinici e invece di quelli che amano le scenografie. Quindi c'è stata questa evoluzione anche nel campo degli spettacoli, c'è stata una grande evoluzione. Poi tu, che sei stata nel settore, conosci perfettamente come anche le tecnologie abbiano fortemente influenzato il modo Assolutamente. di fare spettacolo, degli show che una volta, cioè, li potevi vedere a Las Vegas, oggi chiaramente con le dovute proporzioni, però insomma ci sono delle tecnologie che ti permettono di avere effetti speciali, uniti alle performance dei vari artisti, ballerini, piuttosto che altre attività, insomma, sempre che rientrano nell'argomento. E poi c'è il discorso, poi magari ci andremo sopra, del resort. Cioè, i parchi oggi si inseriscono, non sono più una cosa a sé stante, ma i più grandi, i più importanti, si inseriscono all'interno di un discorso di destinazione. Quindi il Certo. parco che diventa una destinazione turistica, non più una giornata, ma una, due, tre, quattro giornate. Ci sono parchi in cui, trasformati in resort, in cui puoi trascorrere, non dico una settimana come in Florida, a Orlando, però 3 giorni, 4 giorni, Europa Park, Disneyland Parigi. Rifai tranquillamente, perché c'è tutta una serie di attività complementari, che ti possono, insomma, intrattenere per una serie di giornate e quindi fare vacanza. Quindi si è evoluto in questo senso, ecco. Sì, esatto, infatti sono veramente tantissimi parchi che danno un'esperienza dall'acquisto del biglietto, quindi dall'ingresso del parco all'uscita e alla sera, quindi perché comunque l'albergo legato scusami, al parco, tendenzialmente anche lui è un albergo estremamente tematizzato, estremamente ragionato e raccontato, quindi è continuare a vivere la favola, mi viene in mente insomma Disneyland Paris, ma anche lo stesso Gardaland che comunque ha già tre strutture, una più bella dell'altra. Sono tre, Sì, giusto? Mi confermi? e a breve verrà, adesso a breve, sai, bisogna capire, i tempi non sono mai certi, però a breve dovrebbe iniziare la costruzione di un villaggio, in questo caso di bungalow, suppongo. Non ci sono ancora in giro molte, però è Molte. uscita ufficialmente la notizia, quindi ci sarà una quarta possibilità, di soggiornare nel comprensorio di Gardaland.
Bene, le novità. Dove andiamo quest'estate? Luglio-agosto 2021? Sì, giusto, sì, 2021. A volte dico, ma in che anno siamo? Perché il 2020 è proprio passato così, scivolato. Dove Esatto. andiamo quest'estate? Quali sono le novità degne di nota? In Italia, starei in Sì. Italia. Allora, premesso come ho detto prima, che purtroppo il Covid ha e addirittura alcuni parchi non hanno neanche aperto nella stagione 2020, ha chiaramente impedito di poter investire pesantemente sulle nuove attrazioni, però qualcuno si è, diciamo così, azzardato e secondo me ha fatto bene. Nel presentare qualcosa, uno su tutti mi viene in mente M280, M280, che sarebbe il nuovo scivolo che ha inaugurato Aquafan qualche settimana fa. Una struttura molto interessante. Parliamo di un parco acquatico, però Aquafan da sempre comunque si distingue nel panorama internazionale per essere un grande attrattore dei giovani e della vita della Riviera sostanzialmente. Ha presentato questo scivolo, per cui un consiglio è andatelo a provare. Perché comunque è veramente anche tecnicamente un bel prodotto. Poi, vabbè, chiaramente Gardaland, che quest'anno ha appena inaugurato il Legoland Water Park, oltre alla Miniland che è sempre attaccata. Anche questo, parliamo di un brand pazzesco, cioè il brand Lego conosciuto in tutto il mondo, gli italiani che si ricordano, anche quelli della mia età, ma anche i più giovani si ricordano che hanno passato la loro infanzia a giocare con i mattoncini, per cui al di là del prodotto è un parco, è una sezione, chiamiamola così, pur avendo un biglietto separato, piuttosto piccolina, però presenta degli scivoli, presenta queste miniature con i mattoncini, presenta comunque una serie di attività, soprattutto, anzi, specificamente dedicate alle famiglie con bambini fino ai 12 anni, poi possono entrare anche fino a 16, e quindi diciamo un target molto ristretto per una serie di motivi che non sta a me enunciare, e quindi questo comunque è un must, anche questo è secondo me imperdibile, nel senso che ribadisco, Lego è rimasto nel nostro immaginario collettivo. E Poi infatti a abbiamo tal riguardo, Roberto, ti interrompo perché su Legoland abbiamo un video da far vedere, così visto che ne abbiamo Bene. parlato lo guardiamo anche. Perfetto, perfetto. Vai, stavi dicendo che ti ho interrotto? No, poi vabbè, c'è Leolandia, un altro parco per famiglie molto, molto importante, nei pressi di Milano, lì a Bergamo, che quest'anno finalmente può fare vedere appieno una nuova area che è stata già inaugurata l'anno scorso, però purtroppo poi abbiamo visto come andavano le cose, che è quella dedicata ai PJ Masks, ai pigiamini, quindi parliamo proprio di un target dai 3 ai... E poco più anni, insomma, però poi chiaramente il parco ha un sacco di attrazioni ed è molto visitato, perché comunque per le famiglie con i bambini è il non plus ultra, tra l'altro vicinissimo a un'area fortissimamente popolata come quella della Lombardia, e quindi stiamo parlando di Leolandia. E poi, se posso permettermi di segnalare due parchi che sono acquatici fondamentalmente, uno è Etnaland, che ha due sezioni, acquatico e tematico, risiede in Catania ed è un parco, secondo me, che purtroppo l'anno scorso è rimasto chiuso, ma merita tantissimo perché abbina attrazioni acquatiche ad attrazioni meccaniche, ad attrazioni scenografiche. Quest'anno non c'è niente di particolarmente nuovo, però è un parco che chi si trova in Sicilia per vacanza o per qualsiasi altro motivo non può mancare di visitare. Molto molto interessante, sia a livello tecnico per quanto riguarda gli scivoli, sia a livello tecnico per quanto riguarda le attrazioni, che sono veramente da grande parte di divertimenti.
Poi abbiamo un altro parco, secondo me, da segnalare, anch'esso acquatico, che a nostro modo di vedere come Parksmania, non è un caso, abbia già ricevuto, credo, 11 o 12 Parksmania Awards, i premi che noi ogni anno diamo ai parchi più meritevoli, come parco acquatico dell'anno, ma per noi è a livello europeo, per non dire forse il più bel parco a livello europeo, è Caribe Bay, e si trova a Lido di Jesolo. È veramente uno spettacolo, anche quest'anno con una novità importante, l'area per bambini e famiglie. È veramente, per chi non lo conosce, andatelo a visitare perché è una cosa incredibile per il panorama italiano ma anche europeo. È completamente tematizzato a tema caraibico sarà veramente una sorpresa con le piscine che hanno la sabbia dentro all'interno, per cui non hai mai l'impressione di essere in un parco ma proprio di essere in Alle un'isola tropicale. Maldive. È una cosa spettacolare e dulcis in fundo. Mi preme sottolineare la grande crescita che sta facendo negli ultimi anni un parco che è proprio vicino a Gardaland, si chiama Movieland Park, parco dedicato al cinema, che anche quest'anno presenta un paio di novità importanti, tra cui una torre di caduta, uno shot and drop in termini tecnici, per intenderci un po' come le torri gemelle, come Sì. si chiamavano le torri gemelle che tu conosci bene Sì. di Mirabilandia. E poi la nuova, questa magari ne parleremo dopo, la Sì. nuova Aurora House rinnovata è veramente uno spettacolo, un parco davvero anche questo che merita assolutamente di essere vissuto perché sta crescendo in una maniera incredibile in qualità e in divertimento. Divertimento in questo caso per tutta la famiglia, dal più piccolo al più grande, con grandissimi show e forse di questo parleremo anche dopo. Sì, confermo, a me è un parco che piace tantissimo, anche perché è a conduzione familiare fondamentalmente, no? C'è la proprietà. Esatto, e non è un gruppo, non è una multinazionale, quindi secondo me questo è proprio la forza di questo parco, il fatto che con le risorse che hanno creato veramente un mondo meraviglioso che è Movieland, Caneva World, insomma, poi il progetto ha diverse altre cose che lo rende quello che è. Ma tu hai citato i Parksmania Awards, ma ti rendi conto, Roberto, che voi consegnate gli Oscar dei parchi di divertimento? Sì, ce ne rendono Ebbene. conto anche i parchi che lo utilizzano nella loro comunicazione, a noi chiaramente fa piacere, è un premio internazionale, visto che comunque prendono i premi anche parchi europei più meritevoli, con le attrazioni più meritevoli, e ogni anno si svolge all'interno di un parco e questa di quest'anno, purtroppo l'anno scorso abbiamo dovuto rinviare, sarà la 20ª edizione e si farà proprio a Movieland, sembra quasi che abbiamo lanciato lo spot, L'invito. sarà il 14 e 15 ottobre, chiaramente gli eventi, conferenze, eccetera, saranno riservate agli operatori, però Certo. lo spettacolo di solito alle 6 che si farà all'interno del teatro di Movieland sarà aperto al pubblico, come lo è sempre stato, quindi uno show con ballerini, con musiche, premi, premiazioni e con tutto il bel mondo dei parchi italiani e anche con rappresentanti esteri, per cui lanciamo un appello, prenotarci per tempo, quando sarà il momento, perché i Sì. E posti saranno limitati, però abbiamo sempre fatto il pienone io lo ed è bello. consiglio perché secondo me è una bella esperienza anche proprio di confronto per vedere i parchi da un altro punto di vista. Quindi è proprio una bella opportunità e possibilità. Ma Roberto, quali sono i must da vedere in Italia, in Europa e nel mondo? Facciamo due, 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 due in Italia, due in Europa e due nel mondo, proprio di parchi di divertimento, quelli che non devono assolutamente mancare negli highlights. Beh, è dura sceglierne due perché poi hanno tutte tipologie diverse. Poi non ho citato Mirabilandia semplicemente perché per una serie di inconvenienti tecnici non sono ancora riusciti a lanciare definitivamente la grande novità che era quella di Desmo Race, un'attrazione che secondo me ha ancora delle grandi potenzialità. Purtroppo sì, ci sono stati un po' di problemi tecnici, non derivanti sicuramente dal parco, che hanno fatto sì che ancora oggi qualche problemino ci sia, però Mirabilandia è un must, cioè poi tu ci hai vissuto un po', lo sai, Un insomma, è pochino, sì. comunque Sì, Gardaland, Movieland, ecco, dice Eddaland, ma li ho già nominati, cioè sono questi, i due, se dovessi mi farei un torto alla mia intelligenza di fare una scelta e anche l'intelligenza degli spettatori, perché poi voglio dire, poi è una questione anche di gusti. Sicuramente i parchi che sono più conosciuti sono anche quelli che meritano di essere visti, ma ci sono anche delle chicche
ma non abbiamo, come dico, una trasmissione che dura 3 ore per potervi fare notare che ci sono dei parchi semi sconosciuti che hanno delle peculiarità bellissime. Quindi, poi se vuoi ti cito il Parco Cavour, che è un parco acquatico sempre lì a Valeggio sul Mincio, vicino al lago di Garda, che è un gioiellino veramente, il Parco Giardino Sigurtà, che è un altro gioiello che ci invidiano a livello mondiale, uno dei 3-4 parchi botanici migliori al mondo, e noi lo inseriamo proprio perché io sono innamorato personalmente di questa struttura, ma ci sono tante piccole realtà che hanno una storia, e sono gli Aqua Village di Cecine e di Follonica, parchi che fino a 10 anni fa non conosceva nessuno, vuoti, spogli. Negli ultimi 5-6 anni hanno fatto un'esplosione sul fronte della scenografia, sul fronte della qualità delle attrazioni, incredibile, sempre rapportata chiaramente a una dimensione, non fanno 10 milioni di visitatori, Certo, neanche, certo. cioè, neanche 200.000, però nella loro realtà sono dei piccoli gioiellini, quindi faccio fatica, ma dai, buttiamola lì, Gardaland e Mulina, via, ecco, già fatto, Vai in tenuta. Europa? Beh, anche questa è una bella domanda. Io, se devo dirti il mio personale gusto, ti dico Europa Park o Europa Park, come dicono in Germania, e Pidufu, che ai più suonerà strano questo nome. In realtà, per chi lo conosce, è un parco talmente originale e talmente diverso da quello che uno è abituato a pensare essere un parco tematico, che è difficile da spiegare. Non ci sono attrazioni, semplicemente le attrazioni sono le scenografie, che sono pazzesche in diverse epoche storiche, e gli spettacoli. Sono spettacoli tecnologicamente all'avanguardia, e con degli storyboard eccezionali, durano moltissimo. È un parco che non riesci a vedere in un giorno, e poi è stato corredato, sempre per il discorso del resort, da 4 alberghi tematizzati alla follia, quindi è un'esperienza, purtroppo in un posto un po' difficile da raggiungere, perché dista da Parigi quasi 3 orette di auto, però voglio dire, sono cose particolari. Adesso ne hanno fatto uno anche in Spagna, perché poi questo brand chiaramente sta avendo un successo incredibile, e qualcuno sta pensando di replicarlo. È difficile da spiegare, però secondo me qualcuno che abbia voglia di andarlo a vedere, Pidufu, si scrive Pui con la Y, Du Fuou, andatelo a vedere perché è una cosa incredibile. Poi c'è Fantasyland, che è un altro parco tedesco che merita di essere visitato per la qualità delle sue attrazioni, le sue scenografie. Come vedi, torno sempre sul discorso scenografie. E se un parco non è scenografico, è uno dei motivi, secondo me, che possono far sì che si parli di parco 3.0. Cioè, Sì. oggi devi puntare a quello che ha fatto Disney fin dall'inizio, però oggi finalmente lo stanno facendo diversi parchi, c'è la scenografia a corredo delle attrazioni. Diversamente rimane un Luna Park, quindi dal mio punto di vista, per carità, la scenografia fa tantissimo, la Sì. storia che ti viene raccontata fa tantissimo. Poi, vabbè, chiaramente c'è i parchi Disneyland a Parigi, per carità, ma è talmente conosciuto che non ha bisogno di No, essere presentato. infatti, invece l'Europa Park rimane in Germania a Rust, giusto? A Ruste, Rus. vicino al confine svizzero, sono 100 km. Tra l'altro, notizia di pochi giorni fa, c'è un treno tutti i giorni che verso le 11:20, se non ricordo male, parte da Milano Centrale, e in 4 ore e mezzo diretto ti porta alla stazione che si chiamerà Ringsheim Europa Park. Ma fighissima questa cosa! E riparte il giorno, cioè riparte il giorno dopo alle 9:55, se non erro, vado a memoria, ma è poco che ho letto il comunicato stampa, e per ritornare a Milano, perché poi lui è praticamente la linea Milano-Francoforte, e quindi se uno ha 2 giorni a disposizione per dormire in uno degli hotel favolosi di Europa Park, c'è anche questa possibilità da Milano, senza dover fare 4 ore e mezzo di macchina, con tutti i rischi che ne consegue, ecco. Quindi è un parco incredibile, ci sono una moltitudine di attrazioni, una moltitudine di scenografie, di ambientazioni dedicate all'Europa, per cui vedi, vai, passi dalla Grecia, poi anche con la ristorazione, anche questo è uno degli elementi fondamentali negli ultimi anni, che noi abbiamo potuto vedere nei parchi. La ristorazione, l'immedesimarsi all'interno di un'ambientazione che ti ricrea, appunto, in questo caso l'ambientazione è della Grecia, della Spagna, eccetera, con i cibi
tipici di quella nazione. Hanno copiato, secondo me hanno copiato anche bene, Epcot in Florida, lo Sì. showcase a Orlando, dove ci sono rappresentate le principali nazioni del mondo con tutto quello che ne consegue, quindi la ristorazione, eccetera. Hanno replicato questa cosa in Germania, non è un caso, si chiama Europa Park, e devo dire, dobbiamo ragionare su due, tre parti, ecco, oltre a Disneyland Paris non ci possiamo lasciare scappare Europa Park, No. Fantasyland e Pitufu. Nel mondo invece? Beh, nel mondo ti piace vincere Solo facile, uno, voglio dire. eh? No, The big one! ma guarda, Disneyland in California, a mio modo di vedere, è il È parco, ma non bellissimo. perché è stato il primo, semplicemente perché l'hanno, in occasione dei 50 anni, qualche anno fa, l'hanno tutto risistemato, aggiornato, per me è un piccolo capolavoro. Poi chiaramente i parchi della Disney Orlando in Florida sono inarrivabili, il Magic Kingdom, che poi praticamente è l'alter ego di Disneyland. In California e i parchi Universal. Adesso abbiamo Harry Potter. Io non so se tu sei Sì, appassionata. sono stata proprio, ho fatto il biglietto combinato perché con l'Hogwarts Express, altrimenti tu non puoi passare da un parco all'altro perché sono bravissimi in termini di marketing e quindi ho dovuto spendere un sacchissimo di soldi, ma spesi benissimo perché è una roba pazzesca, pazzesca. Sì. E quindi parchi Universal, un attimo meno forse in California, anche se hanno qualità diverse, però i parchi Universal Orlando, i due parchi sarebbero poi Islands of Adventure e gli Universal Universal. Studios sono assolutamente imperdibili. Poi in Florida, se vuoi, possiamo parlare anche dei Busch Gardens, che sono a Sì, Tampa, sì, sì, sì. sempre in Florida, e sono eccezionali anche sul fronte dei malati di adrenalina. Hanno 3-4 coaster di altissimo livello, molto molto interessanti. Posto che anche il Parco Universal adesso hanno appena inaugurato l'attrazione dedicata ad Hagrid, in questo caso si chiama Magical Creatures Motorbike, dedicata a Hagrid, sempre nell'area di Harry Potter. Harry Potter, ed è anche questo un prodotto Intamin, tra l'altro. Un prodotto molto 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 interessante, non è particolarmente estremo, ma è tematizzato e quindi ritorniamo al punto di prima, cioè veramente vivi un'esperienza. Sì. Quindi questi sono i classici parchi. Poi i malati di adrenalina non possono non perdere in Ohio Cedar Point, famoso per tutti quelli che insomma amano i roller coaster, che rivaleggia con i Six Flags Magic Mountain, che sta invece in California, poco sopra a Los Angeles, quindi molto comodo anche per chi vuole fare il trinomio, vuole fare i parchi Disney, Universal e anche Magic Mountain. Loro rivaleggiano a colpi di roller coaster più alto, più lungo, più estremo ogni anno, e lì c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quindi vedi, anche in questo caso parliamo Sì. sempre di gusti, non puoi indicare qualcosa nello specifico perché trovi quello che desidera l'adrenalina, quello che desidera invece la scenografia, quello che desidera la ristorazione. E il parco è un mondo È complesso, un mondo, è sì, ha il suo tanti bello. pezzi, no? Uniti in un unico grande contenitore, tutti questi piccoli pezzi concorrono a loro modo a creare la bellezza di un parco, ma vorrei trattare un argomento che ha avuto un boom negli ultimi anni, che è tutto un po' il filone horror, quindi l'apertura delle horror house. Tra le altre cose, a tal riguardo, mi sono un po' informata su questa horror house un po' particolare che si trova in California, per l'esattezza a San Diego. Si chiama Mac. Canzi, aspetta, non mi ricordo, no, cioè, mi sono presa tutto e non ho preso il nome, incredibile. Vabbè, comunque la location è un vecchio manicomio fondamentalmente e all'interno di questa horror house, prima di entrare devi firmare tantissime liberatorie, eccetera, veramente vieni imbavagliato, vieni torturato, vieni, cioè, è una cosa veramente extreme e può durare dalle 2 ore fino alle 8 ore, tu non puoi uscire in teoria perché hai firmato e ti tengono lì. E è un'esperienza veramente molto intensa, no? A livello anche di spettatore, cioè ci si spinge veramente troppo oltre. Ma per non arrivare
a questi estremi abbiamo degli estremi un pochino più light, diciamo, che sono appunto le horror house, e quindi tutto il genere che si è aperto a questo tema e a questo mondo. Che cosa ci dici? Guarda, sì, quel tipo di esperienza, ma anche altre, sono estreme e comunque rientrano in una categoria che non può essere ascrivibile ai parchi di divertimento. Ho trovato il nome, si chiama McCamey Manor a San Diego. Non c'è solo, cioè fanno anche altri tipi di cose, comunque, vabbè, ne hai citata una, però diciamo che non rientra nella categoria che noi andiamo a esaminare, ecco. No. Il mondo delle horror house chiaramente è una storia che è cominciata già una ventina di anni fa. Chiaramente, come sempre, sono partiti gli Universal, sono partiti con queste horror nights serali molto interessanti, molto belle, e che praticamente riassumevano diversi percorsi e lo fanno ancora oggi ad Halloween. Ed è effettivamente una grande esperienza da poter fare qualora ci si possa rispostare. Con tranquillità anche negli Stati Uniti, eccetera, e quelle sono, diciamo, le horror house di riferimento. Poi nei parchi sono stati replicati a piccole dosi sostanzialmente questi horror walkthrough, e diciamo che se devo fare dei nomi, io l'unico che mi sento veramente di citare è quella di Movieland, tra l'altro quest'anno rinnovata, e adesso non si chiama più horror house, ma si chiama Holmes Hotel, e quindi c'è tutta una storia che è stata creata ex novo. Perché? Perché ritengo che sia l'unica veramente completa, e sia per gli effetti che sono stati inseriti, sia per la tipologia di percorso, la durata e tutta la struttura che è stata pensata già la prima versione nel lontano 2003, se non erro, e poi quest'anno appunto è stata rinnovata. Che merita di essere citata. Le altre, sì, sono alcuni parchi che le presentano, per carità, con onore, ma non le considereremmo proprio delle horror house complete, fatte veramente come si deve. Poi chiaramente andiamo ad Halloween, andiamo a vedere, che so, a Europa Park, fa proprio le serate in stile un po' di universo, e lì fanno veramente, sono strutture che poi vengono smontate, cioè sono proprio fatte per i 40 giorni più o meno di Halloween. E sono veramente una cosa eccezionale. E lì ce ne sono 4, 5, 6, dipende, dipende. Chiaramente paghi un biglietto a parte, la serata, eccetera. Però diciamo che per rimanere nell'ambito italiano, sì, ce n'è una interessante a Magic Land, a Roma, forse ecco la seconda più interessante dopo quella di Movieland. Gardaland a suo tempo tentò di farne una Sì. Intex, poi dopo 3 anni venne chiusa, senza un grande successo. Però ribadisco, se uno vuole andare a vedere un prototipo credibile e effettivamente, dal mio punto di vista, anche entusiasmante sotto diversi aspetti, deve andare a Movieland. Bene, allora, visto che non abbiamo più tantissimo tempo, ti voglio chiedere se mi vuoi parlare degli spettacoli oppure... concludiamo dando alcune tips per godersi al meglio una giornata al parco, in un parco a caso. Per quanto riguarda gli spettacoli, sono secondo me sempre più una componente fondamentale, non solo per i parchi tematici, ma anche per i parchi acquatici, dove in alcuni parchi acquatici abbiamo visto un incremento e soprattutto una qualità degli spettacoli. Abbiamo visto anche un riscontro molto positivo da parte del pubblico, quindi un'esperienza che non è più solo gli scivoli, ma anche uno show. Non sto parlando dell'animazione da villaggio turistico, per carità, purtroppo non tutti possono permettersi di fare delle produzioni, però qualcuno, Caribe Bay, Jesolo, ma non solo, stanno cominciando a lavorare su questo e hanno un riscontro notevole, chiaramente con dei costi notevoli. E poi chiaramente un parco come Gardaland, un parco come Mirabilandia, un parco co come PortAventura in Europa, dove abbiamo Gianfranco Bollini, un art director che ha lavorato per tanti anni a Gardaland e oggi è là che fa delle produzioni pazzesche, Lui forse è le bravo, eh. migliori in Europa. Ha anche un grande budget, adesso Gianfranco mi perdonerà, però insomma ha grande budget. E Movieland ha alcuni spettacoli veramente di altissimo livello, su tutti Medusa, uno spettacolo all'aperto, con una serie incredibile di artisti che performano, quindi diventa proprio una fondamentale componente dell'esperienza parco. E chi lo sa fare lo fa bene,
ha anche un riscontro. Il pubblico cerca anche, perché non ci sono solo i ragazzi che vogliono salire sui roller coaster, ci sono anche le persone più tranquille che amano sedersi per mezz'ora all'interno di un teatro o di fronte a un palcoscenico e godersi quello che gli artisti, sono artisti spesso di altissimo livello, possono dare. Quindi non facciamo nomi, ma tutti i parchi più importanti hanno show e tutti, secondo me, negli ultimi anni hanno elevato notevolmente anche il loro livello. Poi vabbè, qualche volta può capitare un flop, però normalmente diciamo che stanno tutti lavorando molto bene. Per quanto riguarda i consigli, beh, a suo tempo e sono ancora validi. Avevamo scritto, pubblicato sul Touring, la guida del Touring Club dei parchi di divertimento, eravamo intervenuti, sostanzialmente l'avevamo fatta noi, e c'erano anche questi consigli di visita che sono tuttora, secondo me, attuali. Non so, vado un po' così a memoria. Se andate nei parchi Disney o dove fanno le parate, approfittate di questo momento. Non... No, sul più bello, il consiglio sulla parata, no, Roberto. Ma tanto adesso lo riprendiamo velocemente, assolutamente arriverà, perché il consiglio sulla parata io lo volevo sentire, anche perché tra poco andrò a Disneyland. Eccolo, il consiglio sulla parata, Roberto. Io ti ho detto, stai 3 giorni, non andare a vedere tutti e 3 giorni la parata, la No. vedi un giorno e gli altri due approfitti perché la gente sarà tutta a vedere la parata e tu puoi farti la metà delle attrazioni che non hai potuto fare durante tutta la giornata. Questo era uno dei consigli che davamo, come pure andare a mangiare in orari non canonici. Tu sfalci di 2 ore, hai un po' meno, poi dipende dall'affluenza nel parco, un po' meno. Vestirsi a strati, un classico. In maniera che se c'è caldo ti puoi scoprire velocemente e se c'è freddo puoi metterti addosso qualcosa. Io ho sempre consigliato le attrazioni al contrario di come appaiono sulla mappa, invece che farla in orario, cioè in senso orario, di farla magari in senso antiorario, cercare di arrivare subito la mattina, o addirittura se pernotti in un hotel, sfruttare che di solito ti danno un'ora in più. Di apertura sostanzialmente, quindi poi dipende sempre uno da come vuole vivere il parco, se è di corsa o se goderselo per 3 giorni, fregandosene un po' della lunghezza delle code e viverlo con molta tranquillità. Ecco, dipende poi sempre anche lì dai gusti, dall'età e da tutta una serie di. Quindi diciamo che, e soprattutto non arrivarci arrabbiati, non litigate con la moglie, col marito, No. col compagno durante il viaggio, perché poi dopo siete cattivi e l'ospite, no, è l'ospite cattivo quando entra già innervosito nel parco, poi dopo si lascia andare e ne combina di tutti i colori, quindi dopo fa tribolare, poi tu l'hai fatto, insomma lo sai, fa tribolare i cast member, quindi le persone che hanno a che fare con loro, che magari sono stanche anche loro, con il caldo, per cui... arrivate tranquilli, vi rilassate e fate una bellissima giornata. Poi alla sera, al ritorno, magari un po' di coda sull'autostrada, avete tempo dopo di arrabbiarvi, però entrate la tranquillità, cioè il fatto proprio di entrare e dire ok, mi lascio andare, entro in un mondo fantastico, non penso a nient'altro, solo a divertirmi io e la mia famiglia. Questo è il messaggio. Roberto, dove ti possono trovare per andare a vedere tutto quello che fate? Quindi questa grande community, la rivista online. Raccontaci dove possiamo trovarti. Beh, semplicemente digitando www.parksmania.it oppure su internet, comunque vai a cercare i canali Facebook, Instagram, ma soprattutto il canale di YouTube. Il video che avete lanciato all'inizio, credo se non erro, perché è un po' che non lo vedo, è un video vecchio, c'era scritto credo oltre 500 video pubblicati. La realtà è che oggi, a distanza di qualche anno da quando l'avevamo fatto uscire, sono più di 900. E quindi insomma c'è la possibilità di vedere anche cose storiche, ci sono i vecchi filmati di Gardaland del 1975, ci sono dei reportage, ci sono dei video, c'è un po' di tutto come avete visto dal promo, ecco. E quindi chi vuole così informarsi un po' su questo mondo, penso che lì possa trovare tutto. Poi ci sono gli articoli tecnici sul sito di Parks Mania che sono un attimo un po' più da magari da addetti ai lavori, ma anche solo da chi vuole, universitari, giornalisti, vuole prendere informazioni un po' più specifiche su tutto quello che c'è dietro al mondo. Eh Perché, come dicevo all'inizio,
è un mondo che chi non lo conosce può sembrare un po' più semplice di quanto in realtà non è. È molto complesso ed è sostanzialmente affascinante. È un'industria, è a tutti gli effetti un'industria, se vogliamo chiamarla così. Come l'hai chiamati tu prima, sono diventate destinazioni e in quanto tale, chiaramente è un'economia. Non c'è nulla da dire, è un'economia a tutti gli effetti, perché comunque ballerini, performer, manutentori, elettricisti, cast members, amministrativi, c'è di tutto, quindi tutte le professioni sono all'interno di questi parchi, quindi ringraziamo le persone che tutti i giorni aprono quelle porte col sorriso sul volto. Quindi io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi e mi hai fatto venire una voglia matta di tornare nei parchi e soprattutto di andare a Movieland a vedere la nuova Aurora House, ma poi ci sentiamo e organizziamo. E attendo Certo. con ansia questa giornata a Parigi, infatti, perché non vedo l'ora. E a Parigi, a Disneyland, prossimamente. Grazie mille ancora. Io auguro un buonissimo venerdì sera, un buon weekend. In via del tutto eccezionale, non ci vedremo venerdì prossimo, ma mercoledì con l'ultima puntata di questa serie di In viaggio con la valigia di Pimpi, una puntata straordinaria con dei personaggi molto particolari e vi stupiremo. Quindi vi aspettiamo qui mercoledì alle ore 20. Grazie ancora Roberto, buona serata e buon weekend a tutti da Pimpi.